Grazie, mi collegherò in maniera molto stretta anche a alcune delle proposte e delle indicazioni che sono venute proprio ora, che abbiamo appena ora ascoltato. E vorrei partire per la mia riflessione dall'ultimo saggio di Ulrich Beck, teorico della società del rischio. La sua ultima opera, pubblicata postuma, si intitola Metamorfosi. E prende proprio in considerazione le prospettive di un cambiamento radicale e complessivo che investe le società occidentali. E allora, riflettendo sul tempo che stiamo vivendo, non solo che abbiamo vissuto, ma che stiamo vivendo con la pandemia e il successivo lockdown, ci troviamo davanti a un cambiamento che è effettivamente epocale, un macro fenomeno, direi, che nella fede, alla luce della prospettiva del Concilio Vaticano II, possiamo davvero leggere nella prospettiva di un segno dei tempi. Riprendo le parole di un prete durante un incontro che ho tenuto in questi giorni: qualcosa di microscopico ha fermato il mondo e ne ha risvegliato un altro. L'ho trovato un'espressione estremamente efficace per descrivere il processo in atto. E la nostra esperienza, se per alcuni è stata l'esperienza drammatica di una malattia che debilitava in maniera così radicale, per la Chiesa è stata l'esperienza di un'interruzione che io definirei imprevista e per certi aspetti subita, che ci ha preso un po' così in maniera inaspettata. D'altra parte, nella Bibbia lo sappiamo che tutte le volte che c'è una prova si vede in queste situazioni limite chi sei. Cosa pensi, come reagisci, quali sono le cose in cui credi. Per cui questo che per alcuni è stato indicato come un vuoto pastorale, per altri indubbiamente è stato visto, e lo abbiamo appena sentito, nella forma di una possibile effettiva decostruzione. Non ritorno su quello che è appena stato ricordato, sui due possibili modalità di reazione che sono state davanti a noi o di cui siamo stati anche protagonisti. L'immagine che mi veniva è quella delle mura di Gerico. Le mura di Gerico, della mentalità e della Chiesa tridentina sono apparse in ogni caso calde e spesse. E dall'altro lato abbiamo percepito come ci fosse una possibilità di un cambiamento effettivo davanti a noi. E uno dei primi pensieri che mi sono così venuti, maturati alla mente nei primi giorni della pandemia, della chiusura in casa, è stato di quanto la Chiesa cattolica si mostri impreparata e direi assolutamente con un senso di essere smarrita davanti da un lato alla fragilità. Quindi la difficoltà di saper vivere davanti a un mondo in cui percepisci la fragilità della tua vita, della tua storia, della tua esperienza. E davanti l'altro aspetto del sentirsi smarrita davanti al nuovo. D'altra parte il modello tridentino di Chiesa, lo sappiamo, è un modello che è fatto per conservare, per custodire la fede nel tempo, non è un modello che è stato fatto per vivere nel cambiamento o per affrontare cambiamenti rapidi. E poi ancora più profondamente io penso che siamo impreparati, ci sentiamo così perduti davanti alla fragilità perché continuiamo in fondo ad annunciare un Dio onnipotente in cui ci si rifugia, un Dio che appunto è più tappabuchi, che è stato ricordato Bonhoeffer. Allora, davanti all'inesplorato, davanti al nuovo, molti sono corsi a rifugiarsi nel già conosciuto. E hanno semplicemente, direi, portato sulla piattaforma quelle dinamiche comunicative fortemente sacrali, quel devozionalismo esasperato, quelle eucaristie spostate su, appunto, su Facebook o in TV, nel quale l'unico soggetto alla fine attivo appariva ancora una volta il sacerdote. Dall'altro lato, però, abbiamo anche colto. Ed è stata l'esperienza, penso, di molti di noi, che veramente c'era una possibilità di riplasmare la nostra esperienza di credenti, uomini e donne credenti, e di chiese, di comunità, a partire da altre prospettive. Quindi, nella riflessione su come cambia la Chiesa e come può cambiare la Chiesa cattolica, io vorrei proprio partire da questa riflessione di Ulrich Beck, che nell'introduzione di questo testo, appunto Metamorfosi, scrive: è necessario indagare i nuovi inizi. Puntare lo sguardo su ciò che sta emergendo dal vecchio, cercare di intravedere nel tumulto del presente le strutture di enorme forza. Quindi io vorrei guardare, rileggere questi 3 mesi di questa esperienza per vedere dove stanno i segnali di questo nuovo inizio, di questa trasformazione aspettata, sperata e anche possibile, che cominciamo a cogliere presente appunto tra di noi.
Lo farò intorno a 6 parole, a cui aggiungerò una setta, che sarà la mia conclusione. Le 6 parole sono dislocazione, rigenerazione, insistenza, consistenza, una parola unica, compassione, risorse, riorientarsi. Sono tutte parole che sono formate, che hanno un prefisso, dis, quindi qualcosa che provoca uno spostamento, una dislocazione, un cambiamento. C'è il prefisso ri, quindi di nuovo, in una forma nuova, da un'altra prospettiva, e c'è con. Penso che siano elementi che ci dicono verbi, cambiamenti, e allo stesso tempo ci danno ogni volta la dimensione di una rottura e allo stesso tempo di un riorientamento, di una novità che dobbiamo necessariamente affrontare. La 7ª parola sarà la parola trasformazione, che ha lo stesso un prefisso, è formata con un prefisso, che è il prefisso del cambiamento per eccellenza, trasformare. Allora, parto, vado anche molto schematicamente dalla prima parola, la parola dislocazione. Penso sia l'esperienza più forte che abbiamo vissuto come Chiesa, di essere ricollocati dal centro parrocchiale su cui girava tutta l'attività classica della parrocchia secondo il modello tridentino, secondo quel modello tridentino rivisto, che è quello post Vaticano II, ci siamo trovati improvvisamente in due luoghi per certi aspetti sconosciuti come luoghi ecclesiali, cioè le case e le piattaforme, appunto il contesto digitale. Contesto digitale è un contesto che indubbiamente era frequentato da pochi operatori pastorali, era visto con estremo sospetto. Gli abituali frequentatori, che sono i giovani, normalmente nella vita pastorale parrocchiale o di movimenti, sono raramente, parzialmente presenti, mentre l'esperienza che abbiamo vissuto è stata quella di essere ricollocati in questo contesto mass mediatico, appunto, sconosciuto. Da un lato l'abbiamo utilizzato all'inizio, penso soprattutto a queste messe Facebook, adorazioni eucaristiche Facebook, nella forma mass mediatica quasi televisiva, unidirezionale, mentre progressivamente, lo vediamo anche in questo momento, abbiamo iniziato a scoprire quelle piattaforme digitali che permettono una dinamica di interazione, tutte possibili forme da Zoom, Meet, che sono diventate per noi pratica luoghi abituali per poter cominciare un'esperienza nuova di condivisione nella fede. E l'altro luogo, per certi aspetti inedito da secoli, è quello delle case. Quindi la casa è diventata un luogo di vita ecclesiale, il luogo degli affetti, un luogo dove non c'è anonimato. La casa è il luogo del noi, in cui ci sentiamo a casa, come diciamo col nostro modo di esprimerci. La casa è il luogo dei progetti condivisi, si mette su casa, diciamo, con il nostro linguaggio. È un luogo in cui si impara la vita, in cui si cresce, in cui si imparano a gestire i conflitti, in cui si vive la dinamica di una quotidianità nella quale devi trovare senso e che diventa portatrice di senso. Allora, questa riflessione sulla dislocazione mi sembra ci offra una prima prospettiva sulle dinamiche di nuovi inizi, di cambiamento. Cioè il fatto che collocarsi in un luogo diverso porta con sé sguardi altri sulla realtà, porta nuovi interessi, mette in primo piano nuovi desideri, nuove domande, nuove categorie e soprattutto nuovi linguaggi. Allora, mi sembra che questa dislocazione non è stata solo abitare o trovarsi confinati in altri, in contesti inediti per la vita ecclesiale o per la vita di fede più ampia, ma è stata portatore, una condizione portatrice di nuove prospettive. Certo, molti hanno agito per coprire in qualche maniera quell'assenza che veniva percepita dall'assenza dell'Eucaristia, proiettando, ma mostrando di fatto l'impossibilità di una celebrazione in assenza di assemblea. Però collocarci nelle case ha portato in primo piano la nostra parola di laici e laiche e quindi ha ridimensionato, come vedremo, in ogni caso la soggettualità di coloro che sono considerati al massimo grado i soggetti ecclesiali, cioè ministri ordinari. Quindi paradossalmente in questo tempo in cui venivamo riportati all'ambiente definito, determinato della casa, o alle logiche della rete, paradossalmente abbiamo vissuto uno spostamento, un'uscita da quello che era il contesto, la forma, la struttura della vita ecclesiale.
problema che noi abbiamo è come si fa come Chiesa a gestire permanentemente processi e processi aperti, avvalendosi di strutture ma senza rimanere confinati nelle strutture che abbiamo ricevuto dal passato e davanti alle quali, dalle quali fatichiamo direi a staccarci. Qui forse il nuovo inizio è proprio dato dall'esperienza che abbiamo vissuto a casa, da piccole comunità bibliche, dalla rete dei rapporti intorno ai quali abbiamo vissuto e ricostruito la nostra esperienza di credenti, l'importanza del territorio e teoricamente l'importanza delle chiese locali. Dico teoricamente perché penso che le grandi assenti siano state proprio le chiese locali e i grandi assenti, lo dirò poi, sono la maggior parte dei vescovi, a mio parere, che più hanno faticato a entrare in questa dinamica. Don Milani avrebbe detto muri di foglie d'incenso che separavano l'esperienza di vita che stavamo facendo noi e che quindi in qualche maniera non hanno trovato per loro occasione di, non sono divenuti per loro occasione per formulare parole, parole di senso che pur venivano cercate. Quindi la prima parola è dislocazione. Siamo stati ricollocati, dislocati, ricollocati in una, non in un nuovo, semplicemente un nuovo luogo, ma in una nuova possibilità di cammino. Seconda parola chiave è la parola rigenerazione. Siamo abituati, lo abbiamo, è stato detto anche da Vittorio Bellavite in apertura, in fondo a considerare come ovvia che l'Eucarestia, la pratica sacramentale, la catechesi dei ragazzi in preparazione ai sacramenti siano in realtà l'attività pastorale primaria. In questo momento siamo stati riportati in fondo alla domanda chiave di qualsiasi riflessione ecclesiologica ed ecclesiale, cioè che cos'è che fa Chiesa? Come nasce e come matura una Chiesa? Perché la Chiesa esiste e perché esiste così? Allora, il fatto che la parola di Dio sia stata davvero al centro della nostra vita di credenti in questo tempo e che lo sia stato insieme alla vita quotidiana, a confronto con le domande che trovavamo emergere dentro di noi nella quotidianità, mi sembra che sia stata e sia l'indicazione anche qui preziosa da considerare. Cioè il principio generatore, rigeneratore di Chiesa è l'ascolto della parola dell'Evangelo. Da questo non si può prescindere, da questo dobbiamo partire. E il secondo aspetto è stata l'esperienza finalmente divenuta di tutti, perlomeno potenzialmente, del sacerdozio comune. Tanto parliamo di questo, però indubbiamente il tempo della pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ha messo in primo piano il sacerdozio esistenziale, che è quello battesimale, quello che ci segna appunto come uomini e donne e che segna la nostra quotidianità. Ripartire da laici, da laiche, per essere e fare Chiesa è l'altro grande passaggio che questo tempo ci consegna. Sono stati citati gli infermieri, a me venivano in mente anche insegnanti. Che cosa è stato per loro esercitare il sacerdozio comune nella vita professionale? E quindi il valore del lavoro e della competenze, delle competenze professionali sono state indubbiamente di nuovo messe al centro della nostra considerazione di credenti. E terzo aspetto, ha portato una domanda sui preti più sensibili, una domanda proprio sul senso della teologia del ministero. Chi è il prete alla fine? È il funzionario, è l'uomo del sacro, è l'uomo dei riti, l'uomo dal quale si pretende una risposta di servizi religiosi, o è l'uomo che cammina con un popolo e accetta, per esempio, di sospendere la sua presidenza eucaristica quando l'assemblea non è presente. Ho visto che c'è stata gruppi vasti di presbiteri che si sono posti la domanda davanti a quell'interruzione che sperimentavano sull'identità e quindi una sollecitazione a ripensare il ministero ordinato. La quarta riflessione che mi viene la prendo sempre da un dialogo con un prete che mi ha detto: è stato un tempo senza sacramenti. Io penso proprio di no. È stato un tempo dove per la prima volta una parte di credenti, di cristiani, di cattolici ha vissuto senza celebrazione dei sacramenti. Ma di per sé due sacramenti sono stati al centro della nostra esperienza in questo tempo, cioè il battesimo e il sacramento del matrimonio. Di per sé
Non è stato tanto il momento della celebrazione, quasi una reificazione nella visione dei sacramenti, ma è stato al centro la dimensione dell'identità dei battezzati, della coppia che ha ricevuto un ministero particolare nella vita della Chiesa. Quindi un cambiamento anche nella comprensione dei sacramenti, superare la reificazione per aprirsi una prospettiva appunto più complessiva. E allora mi venivano in mente le parole di Lumen Gentium 48, dove si dice che tutte le istituzioni della Chiesa portano la figura fugace di questo mondo, e dice il Concilio anche i sacramenti. Allora la domanda è fondamentale: se tutte le nostre istituzioni, compresi i sacramenti, portano la figura fugace di questo mondo e quindi possono e devono essere cambiati, possono e devono vedere processi di trasformazione, dove troviamo la nostra consistenza? Dove è il nucleo generatore della nostra vita di credenti? E qui mi collego a quanto veniva detto prima, riprendendo le parole di Tit Bonhoeffer, quando da Tegel ricordava che Gesù non è venuto a fondare un'istituzione religiosa, a fondare una nuova chiesa, a dare una nuova religione al mondo, ma ad aprire alla vita e, in fondo, aggiungo io, a guidare al Dio della vita. In questo tempo, io direi, la domanda sulla vita e la domanda di vita è stata al centro delle intuizioni, della percezione di fede, direi davvero di tanto. E intorno a una domanda sul senso del vivere si sono sviluppate anche le esperienze, a mio parere, più interessanti di riflessione in ambito ecclesiale e appunto soprattutto su piattaforma digitale. E questo mi rimanda a cogliere un altro inizio, una prospettiva che penso potremmo percorrere per questo nuovo paradigma teologico, che è un approccio di tipo sapienziale. Cioè, nella letteratura sapienziale, in fondo, noi vediamo che non conta tanto immediatamente porre asserzioni su Dio o dare un annuncio su Dio, ma dalla lettura, dagli autori della letteratura sapienziale, che appartengono alla letteratura sapienziale, noi apprendiamo a leggere la presenza di Dio che si rivela nel cuore dell'esistenza, che si rivela nella riflessione sull'esperienza del lavoro, sull'esperienza degli affetti, sulla dinamica della morte, sulla domanda di senso, pensiamo Coelet, sulla domanda sulle gioie, la domanda su quello che ha consistenza e ciò che non l'ha. Allora, penso che sia la domanda sul tempo, insomma, quelle che sono le grandi domande che la vita già porta con sé, le grandi esperienze che la vita porta con sé. Allora, penso che come Chiesa dovremmo prenderci un tempo adeguato per poter soffermarci a riflettere sull'esperienza di vita, sulle domande, narrare i mondi interiori che abbiamo vissuto e che viviamo, per insieme scoprire e rivelarsi di Dio in questa prospettiva. Quindi, se la dislocazione ci porta nuove prospettive per guardare il reale, per pensare la storia, per pensare la realtà di Dio e la stessa realtà di Chiesa, penso che la logica sapienziale, la chiamerei così, sia quella che dobbiamo percorrere fino in fondo per cercare questa nuova parola anche di una teologia diffusa, non solo degli accademici, ma anche di altri. E questo ci porterà a un altro stile di Chiesa. La mia quarta parola è la parola compassione, e penso che si tratti di ritornare alla persona di Gesù. Pensiamo in particolare a quella che è la cristologia di Marco, una cristologia profetica, quel Gesù che spesso meditato in questo tempo toccava le persone e si faceva toccare dalla loro realtà profonda, e un Gesù che aveva a cuore il corpo, la vita, le dinamiche dell'esistenza, le relazioni. È tempo per le nostre comunità di ripensarsi a partire dal riconoscimento e dalla compartecipazione. E qui c'è un segnale di nuovo, antico inizio che penso non dobbiamo sottovalutare. Quello che è retto nelle nostre comunità è stato l'opera della Caritas e di tutti i servizi di accoglienza e di assistenza, spesso condivisi con le istituzioni del territorio, con l'amministrazione comunale, con i quartieri. Penso che questa attenzione alla persona sia un messaggio che è stato mantenuto ed è una parola fatta segno, profetica, significativa. Quello che ci manca però è una declinazione della compassione di tipo politico.
È giunto il tempo di pensare nella pandemia una lettura del brano del Buon Samaritano di tipo politico. Qual è il senso della cura e di una parola che può e deve essere posta davanti a una situazione di ingiustizia che nella pandemia si rivela al massimo grado? Lo richiamava Vittorio all'inizio, ma una delle cose a cui ho tenuto in questo tempo è stato porre su Facebook, per esempio, la modalità con cui veniva vissuto in Amazzonia, in Brasile, la pandemia, perché evidentemente le strutture sanitarie e le possibilità che sono date in altre parti del mondo ci rivelano quanto questo mondo rimanga radicalmente ingiusto. E una parola profetica di compassione politica è una parola necessaria per l'ecclesiologia. E qui anch'io concordo, mi ero scritta, ci sono stati due grandi gruppi che hanno taciuto nella Chiesa. Da un lato i vescovi, escluso alcuni, hanno fatto molta fatica a offrire una parola davanti a chi cercava senso, anche se l'ultimo documento che è uscito proprio ieri della Commissione per l'annuncio, la dottrina e la catechesi in Italia, mi sembra particolarmente bello come linguaggio e come capacità di riflessione sulla realtà. E l'altro grande gruppo che ha tessuto è quello a cui appartengo, cioè quello dei teologi. Però mi permetto di aggiungere che c'è un gruppo, a mio parere, molto interessante in Italia, che è il gruppo delle teologhe. Forse perché più riflettiamo sulla dinamica della vita, siamo molto più ai margini e molte delle cose più interessanti che ho letto le ho lette scritte da teologhe o teologi laici, quindi anche qui il contesto di vita. Vado più rapidamente a concludere, le ultime due parole sono risorse e riorientarsi, sono tutte e due create intorno alla parola ri, al prefisso ri, e, perché mi ha guidato la memoria di un verso di Samuel Taylor Coleridge, nell'oggi cammina già il domani. Allora mi sono detta, qual è l'oggi nel quale cammina il domani? Il primo è la creatività di Chiesa che finalmente abbiamo dalla base sperimentato, questo penso sia stato abbastanza evidente. Secondo aspetto è il fatto che dalle periferie, fra virgolette, si è mostrato che con opportuni strumenti si possono offrire percorsi a vasto raggio. È stata l'esperienza del nostro gruppo sulla stessa barca, insieme sulla stessa barca, che è nato da 8 persone chiacchierando su Facebook una sera. È stata però un'occasione per pensare insieme, un gruppo di teologi, ma direi soprattutto cristiani e cristiane, e il sogno qua potrebbe essere quello di lanciare un percorso sinodale a rete in piccoli gruppi utilizzando gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere, le varie piattaforme digitali. Terzo aspetto, è tempo di puntare sugli adulti e su una formazione biblica e di una teologia a casa, la chiamerei così, che veda gli adulti come soggetti. Si è interrotta la catechesi dei bambini per la prima volta dopo lungo tempo, dopo decine, direi dopo secolo, dopo decine di anni, e penso che questo sia un'interruzione che non deve essere troppo facilmente coperta. È un'occasione per poter avere tempo, risorse e un'opportunità per fare una grande campagna biblica. Noi siamo segnati in Italia da un analfabetismo religioso, sappiamo dalle indagini sociologiche, enorme, è il tempo per coprire questo gap. Si tratta però di imparare a scegliere le priorità, a narrarsi come comunità e poi a fare quello che abbiamo imparato in questo tempo, learning by doing, imparare attraverso il fare. Quindi progressivamente attivare processi su questi sempre più e sempre oltre riflettere. Allora il problema sarà non che cosa fare, ma verso dove orientarsi. La mia parola numero 6 è riorientarsi e lo dico attraverso tre passaggi. Il primo è orientarsi, ed è il più importante, oltre il sacro e il profano. La pandemia, direi per fortuna, ha lacerato di nuovo quel velo del Tempio che, strappato alla morte di Gesù, noi abbiamo, soprattutto dopo il IV-VI secolo, accuratamente rappezzato. Ha distrutto quel recinto che separa il sacro dal profano. Allora, sacerdozio comune, case, laici, professionalità, domande di vita,
dobbiamo uscire da questa pesantezza della logica sacro e profano. È giunto il tempo di vivere fino in fondo la prospettiva di Gesù e quindi avere il coraggio di richiamare la Chiesa intera a questo. Secondo, cambiare i linguaggi. Nelle case non si usa il codice, il canone della dottrina, delle rubriche liturgiche, anche se qualcuno ha tentato di rimandarcele anche per le liturgie a casa. Dobbiamo imparare però dai giovani. E qui giovani, generazione epic è stata definita, è la generazione dove c'è uno spazio per l'emozione, per l'esperienza, per le proprie appartenenze, per l'immagine, per la connessione, per le dinamiche comunicative pluridirezionali, per un'orizzontalità che porta a ripensare la dinamica dell'autorità e anche delle forme di organizzazione sociale. Allora, è una domanda sulla mediazione e sulle strutture alla quale come Chiesa non possiamo sottrarci. Però, dico anche, aggiungo anche una lettura un po' critica su Papa Francesco, che da un lato è stato colui che ci ha offerto segni e occasioni per riflettere queste messe ogni mattina, per molti sono state l'occasione per avere una parola che accompagnasse il tempo straniante che stavamo vivendo. Però in questo momento la riforma delle strutture, l'abbiamo visto col sinodo per l'Amazzonia, è completamente bloccata. E abbiamo un problema invece di leadership, dei vescovi, dei presbiteri, di chi, laici e laiche, ha una responsabilità nella Chiesa. Ci manca una capacità di leadership, non abbiamo dei leader trasformativi, una capacità di guidare processi collettivi che siano nella dinamica del riorientamento. E l'ultimo passaggio, che sarà indubbiamente il più difficile, su cui le resistenze si daranno più forti, è che dobbiamo ripensare la liturgia. Abbiamo colto nella carne quanto contino la presenza fisica, quanto contino i sensi, quanto conti il noi ecclesiale, quanto conti il dialogo che fa la liturgia eucaristica. Abbiamo colto quanto questo spessore radicale di umano entra in gioco. E abbiamo trovato che le parole che abbiamo ricevuto dalla tradizione sono troppo spesso abusate e stantie e niente hanno da dire per la nostra vita quotidiana. Allora, il lievito nella pasta è già posto, la settima parola è trasformazione e il concetto e la prospettiva che voglio offrirvi in conclusione la prendo dalle parole delle lettere a un giovane poeta di Rilke, dove la dinamica che ho cercato di offrirvi attraverso questi sei passaggi mi sembra che venga in maniera sintetica offerta. Scrive così Rilke: noi siamo soli con la cosa straniera che è entrata in noi, perché quanto ci era confidente e abituale per un momento ci è tolto, perché noi siamo un trapasso dove non possiamo fermarci. Il nuovo in noi, il sopravvenuto, è entrato nel nostro cuore, è penetrato nella nostra camera più interna e ancora non è più, è già nel nostro sangue. E noi non apprendiamo che fosse. Ci si potrebbe facilmente far persuadere che nulla sia accaduto, eppure noi siamo trasformati come si trasforma una casa in cui è entrato un ospite. Noi non possiamo dire chi sia entrato e forse non lo sapremo mai, ma molti indizi suggeriscono che il futuro entra in noi in questa maniera per trasformarsi in noi molto prima che accada. E quindi trasformazione è la mia ultima parola, il noi è già, il nuovo è già dentro di noi, la trasformazione già iniziata.